Dover essere il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, socio onoraria, gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è dei modelli, risposte facili, dilemmi inutili. Ragazzi, oggi finalmente un nuovo tutorial al pianoforte. Voglio portare Occidentali Scarma, che mi avete chiesto davvero in tanti, anche per pianoforte. Scusatemi innanzitutto se l'ho cantata abbastanza male e suonata anche un filino male, perché stavo cercando di leggere mentre suonavo ed era una cosa abbastanza difficile. Comunque, andiamo ad analizzare questa canzone. Allora, questa canzone si suddivide, possiamo dire, in strofa. Per ritornello e ritornello, io ho traslato la tonalità in sol maggiore. Come vedete, gli accordi sono molto molto facili, nulla di complicato, senza accordi con diesis bemolle o tasti neri, quindi quelli un po' più complicati ce ne sono davvero pochissimi. Andiamo a vedere, ad analizzare la strofa. Allora, la strofa parte con un giro di 3 accordi che ripetiamo per 2 volte, per poi finire su altri 2 accordi. Ora vediamo cosa intendo. Il giro di 3 accordi è Sol maggiore, Mi minore e Do maggiore, ok? Incominciamo a vedere come si analizzano questi 3 accordi. Abbiamo Sol maggiore, mettiamo col mignolo sulla tonica, che è il nostro Sol maggiore, per le note di basso, attenzione, mentre per il pollice andiamo sul Re maggiore, che è la nostra quinto grado dell'accordo, per le note di basso. Per la mano destra, un ottavo superiore, facciamo sempre primo grado, che è il Sol, il Re, e aggiungiamo il nostro terzo grado, che lo renderà maggiore, che sarà il nostro Si, ok? Questo è l'accordo, come vedete nella tab, del Sol maggiore, facilitato, diciamo. Andiamo poi sul Mi minore, che è la stessa identica posizione, ok? Semplicemente. Quindi quarto di dito sulla nostra tonica per la nota di basso, sul Mi, pollice sul Si, mano destra un'ottava superiore, sempre Mi e Si. E il terzo grado lo renderà minore e sarà il nostro Fa, ok? Poi andiamo sul Do maggiore, che sarà sempre la solita posizione, quindi mettiamo il mignolo sul primo grado, che è il Do. Il pollice andiamo a metterlo sul Sol, un'ottava superiore, sempre la stessa cosa. Terzo grado, stavolta sarà per le note alte, mettiamo il terzo grado, che sarà il nostro Mi, ok? Quindi Sol maggiore, Mi minore e Do maggiore. E cominciamo con la strofa. Allora, essere o dover essere, il dubbio amletico, Sol maggiore, contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Mi minore, nella tua gabbia 2x3, Do maggiore, mettiti comodo. Come avete visto, 3 accordi. Come anche avete notato, spero, io dal Sol maggiore potete fare questo passaggino per arrivare al Mi minore, cioè fate uno scalare, cioè dal nostro Sol maggiore la nota di basso passa per il Fa diesis e andiamo sul Mi minore, che okay, verrà molto meglio, ascoltate. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico, ok? Avete visto? Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Ricominciamo con questi 3 accordi. Intellettuali nei caffè, internetologi, socio onoraria, gruppo dei selfisti anonimi, ok? L'intelligenza è dei modè, Do maggiore, risposte facili. Finiamo con questi 2 accordi, che sono altri 2 accordi, cioè La minore, dilemmi inutili, e Re maggiore. Come si formano questi 2 accordi? Abbiamo La minore, mignolino sul nostro primo grado, cioè la tonica per le note di basso, che è La, pollice sul quinto grado per la note di basso, siamo sempre sul Mi, mano destra un'ottava superiore, stessa cosa, terzo grado sarà stavolta per renderlo minore il nostro Do, ok? Mentre il Re maggiore lo formiamo così e sarà
beccherà anche un tasto nero, quindi note di basso, re che è la tonica, come vedete, pollice sul la, mano destra, mentre il tasto nero sarà stavolta il nostro fa diesis, ok? Ripetiamo la strofa per arrivare poi a questi due accordi, quindi abbiamo essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, socio onorario gruppo dei selfisti anonimi, intelligenza in emote, risposte facili. Gli ultimi due accordi per concludere la strofa, dilemmi inutili. Attenzione, sono sempre gli stessi accordi che abbiamo visto finora, quindi guardate, cercasi, storie da gran finale, cerasi, sperasi, comunque vada pantarre, singing in the rain. Da qua passeremo al ritornello. Come avete notato, gli accordi del pre-ritornello sono gli stessi, quindi passiamo sempre sol maggiore, mi minore, do maggiore e finiamo subito sul la minore e il re maggiore che abbiamo visto, sono gli ultimi accordi della nostra strofa, d'accordo? Passiamo al ritornello, quindi singing in the rain. Ok? Come avete notato, il ritornello è un ripetersi di 5 accordi, che sono questi, sono anche in successione, quindi abbastanza facili. Do maggiore, re maggiore per proprio un secondo, mi minore, ok? Poi attenzione, riscendiamo sul re maggiore e andiamo sul la minore, ok? Quindi ripetiamo, do, re, mi minore, re maggiore e si minore. Come avete notato, guardate, lezione di Nirvana, che butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Seconda parte del ritornello, la folla grida un mantra, evoluzione ciampa, la scimmia nuda balla, occidentale scarma. Il pezzo dopo, che c'è anche un pezzo un po' più elettronico, sono sempre questi accordi, sempre gli accordi di ritornello, cioè ovviamente sono fatti con questo ritmo, cioè 1, 2, 3, 4, 5, verrà come proprio il pezzo elettronico, d'accordo? E poi si continua. Attenzione!